7 candidati sindaci per un territorio difficile. 8. Allora se ne aggiungo uno sta un po' con l'anonimato. Ah, ecco, ah davvero? Ma guarda, no, perché ufficialmente fino a mezz'ora erano 7. Chi è l'ottavo? È un avvocato di Castelvolturno, l'avvocato Luigi Letizia, del quale si parla poco, però anche lui è candidato sindaco con la propria lista civica. Ecco, noi siamo nella segreteria di Giovanni Gerardo Parente, candidato sindaco di una lista civica, e apprendiamo questa novità interessante. 8 candidati sindaci per un territorio come Castelvolturno significa che ci sarà questo elettorato frammentato che più non si può. È così? Sì, sicuramente ci sarà una frammentazione del voto e questo molto probabilmente porterà a non assegnare la vittoria al primo turno a nessuno degli 8 candidati sindaci, quindi si dovrà andare al ballottaggio ed è al ballottaggio proprio che noi stiamo puntando di andare con tutte le nostre forze, con tutta la nostra volontà, esponendo un poco in giro agli elettori quelli che sono i nostri propositi, quello che è il nostro programma e quelli che sono gli intenti una volta eletti amministratori di questa città. Prima che sono le quinte facevamo alcune domande di rito che adesso le riproponiamo. Lei non si è mai candidato prima di oggi e questa decisione da dove scaturisce? Allora, è la prima volta che mi candido e diciamo che questa decisione è scaturita da un impulso che ho avuto da giovani di Castelvolturno che mi hanno spinto a prendere questa decisione. Come dicevamo prima, in realtà io sono stato molto impegnato dal punto di vista professionale nella mia vita e quindi mai avrei pensato di candidarmi sindaco a Castelvolturno. Poi grazie al fatto che oggi il mio studio è stato oramai consegnato alle mie figlie che se ne occupano a pieno titolo, io avendo più tempo a disposizione mi sono messo in gioco e voglio affrontare questa avventura perché questo territorio a me ha dato molto. Io tutto quello che ho raggiunto a livello professionale lo debbo a questo territorio perché io sono partito come professionista da Castelvolturno e sono arrivato ai massimi vertici, prima provinciali, poi nazionali e internazionali, avendo avuto anche la delega in Consiglio nazionale all'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, delega che ancora oggi svolgo. E quindi, avendo ricevuto molto da questo territorio, ho pensato che oggi sia venuto il momento di dare qualcosa a questo territorio, quindi mettere a disposizione la mia esperienza, le mie capacità e professionali e amministrative, perché io mi occupo di enti pubblici dal 1992, quindi conosco un poco tutte le sfaccettature degli enti pubblici. E da qui nasce appunto la mia candidatura. Il fatto che lei sia un esperto di numeri, tra virgolette, è un fatto molto impegnativo perché non le creerà alcuna giustificazione domani. È così? È consapevole di questo? Questo io sono consapevole. E appunto, cioè, come dicevo prima, le competenze se uno ce l'ha, ce l'ha, poi le deve mettere in campo e non può avere giustificazione in caso di fallimento. Quindi io sono cosciente di questo, so che il comune di Castelvolturno a livello finanziario sicuramente non sta messo bene, ci sono dei problemi, esce da uno stato veramente dannoso, proprio parlando proprio di finanza locale, e quindi metterò in campo tutta la mia professionalità, tutta la mia esperienza affinché dapprima si risolva la questione del bilancio comunale e quindi una volta fatto questo poi pensare a quelli che sono
gli investimenti da portare sul territorio, perché senza una politica di largo respiro, con l'utilizzo per esempio di fondi regionali, di fondi della comunità europea, sicuramente oggi non si può amministrare un comune come quello di Castelvolturno, dove ci sono mille difficoltà, mille sfaccettature negative. Se guardiamo le periferie di questo territorio, sono delle periferie che in alcuni posti proprio sono periferie da terzo mondo, quindi bisogna avere una volontà e una capacità di intervenire in modo radicale per cambiare il corso della storia di Castelvolturno degli ultimi 30 anni e far sì che Castelvolturno ritorni ad essere quella che è stata negli anni d'oro, dove si viveva di turismo, di commercio, di agricoltura. Tutte queste cose secondo me vanno riprese, vanno messe a posto e solo così facendo, a mio avviso, si può avere uno sviluppo di quella economia che oggi viene chiamata economia circolare e che fa bene un poco a tutti. Dottor Parente, progetti sul litorale e su Castelvolturno, per la verità progetti non ne sono mai mancati, purtroppo è mancata drammaticamente l'applicazione dei progetti, mi pare che ce ne sia uno, anzi io stessa ne ho parlato nel corso di un'intervista qualche tempo fa, ce ne sia uno molto molto impegnativo, questo master plan della regione sul litorale su Castelvolturno. Io, se devo essere sincera, sono molto scettica nei confronti di questi mega progetti, però può anche darsi che io sia soltanto Cassandra e poi il futuro di Castelvolturno dimostrerà essere molto più roseo di quelle che sono le mie aspettative, oppure non voglio secciare nessuno. Però un fatto è certo, qua esiste il mistero della pineta, la famosa pineta di Castelvolturno, che è stata considerata ed è considerata addirittura un crocevia internazionale per lo spaccio della droga, del malaffare, della criminalità. Ebbene, da che io faccio da giornalista, questa pineta è sempre stata un mistero, è sempre stata in queste condizioni. Io le chiedo in maniera molto spregiudicata, ma in tutti questi anni non sarebbe stato meglio radere al suolo la pineta, no? A mio avviso, e ricominciare da capo? A mio avviso no. No, è stato meglio fare progetti per 40 anni e piangerci addosso? No, no, questo sicuramente no, però devo dire che il fatto che già la pineta sia stata chiusa e quindi evitato che a un certo punto ci sia stato il libero accesso di tutti, specialmente di chi spacciava droga, questo va dato merito ad un'amministrazione che l'ha fatto, e questa è stata l'amministrazione Scalzone. Poi in realtà bisogna non raderla a suola, a mio avviso bisogna sfruttarla. È stato meglio allora. Però no, io dico, visto che oggi ci sono le possibilità per renderla fruibile alla cittadinanza, io sono dell'avviso invece, questo già l'ho detto in una precedente intervista, che la pineta va sfruttata con cooperative di giovani, con imprenditoria privata in un rapporto pubblico-privato, quindi partenariato pubblico-privato, dove si mette a fattor comune questa risorsa del territorio per creare occupazione. E qualcuno, il sindaco attuale, dice che questo non è possibile perché la pineta è malata, perché ci sono dei vincoli. Io dico, i vincoli si possono superare, perché se io ho intenzione di sfruttarla a mio modo, come intendo, come dicevo prima, è chiaro che con un tavolo di concertazione con tutti gli enti che hanno incidenza sulla pineta, si può fare un percorso virtuoso e renderla, ripeto, fruibile non solo alle cooperative di giovani che trovano occupazione, ma anche alla popolazione che, grazie a questa cooperativa, la può utilizzare nel miglior modo possibile
che non sia quello appunto dello spaccio della droga o del ricovero di magari extracomunitario o altro. Ma purtroppo questo, mi faccia fare l'avvocato del diavolo, purtroppo questo è un altro progetto. Io ovviamente quando dico rada il lassuolo, rada il lassuolo diciamo è un rimedio estremo, però quando c'era l'amministrazione Scalzone, io ho chilometri di filmati di tutti questi anni, anche quando c'era l'amministrazione Scalzone, io feci la stessa proposta provocatoria al sindaco, rada il lassuolo, ma forse sei. Però oggi dico, al di là delle provocazioni, forse il problema in qualche modo lo avremmo risolto, perché io ho anche intenzione di rimandare sul web quei filmati, che sono veramente una vergogna tutta campana. Noi oggi siamo qua ad ascoltare un altro progetto, poi questo progetto brillantissimo che lei ha appena illustrato e che porta lavoro, che aiuta i giovani ad inserirsi, troverà naturalmente i soliti ostacoli di un'eventuale opposizione e noi fra altri 40 anni, non io e non lei, ma qualcun altro sarà seduto qua allo stesso tavolo ad ascoltare un altro progetto. Purtroppo siamo diventati quei cani che si mordono la coda o no? Io penso che con la buona volontà e soprattutto con la testardaggine i progetti, i sogni, specialmente i sogni si possono realizzare, e questo veramente è un mio sogno, quello di restituire la Pineta ai cittadini, ai giovani, per far sì che venga utilizzata nel miglior modo possibile. Poi ci riusciremo, non ci riusciremo, dipenderà da mille altre sfaccettature o altri enti che magari hanno d'accordo su questo progetto. Noi ce la metteremo tutto, ripeto, affinché vada avanti questo progetto e magari fra 10 anni, fra 15 anni, contrariamente a quello che si può pensare comunemente, verrà detto: quel pazzo quella mattina magari aveva ragione. Sarebbe una bella cosa, sarebbe un risultato questo, no? Castelvolturno è una terra bellissima anche per le sue contraddizioni. Da una parte sì, la Pineta, al centro quelli che sono stati i fasti di un'epoca favolosa, io la ricordo bene, e a destra invece il Parco Saraceno, questo insieme macilento che è ancora lì. Purtroppo è ancora lì. Lei diciamo non... che si è preso un bel carico. Sì. Ma non è solo la questione del Parco Saraceno. Però quello è quello che si vede immediatamente. Quello è quello che si vede, però se si va, ripeto, come dicevo prima, nelle periferie, intendo destra Volturno, certo. Lì ci sono veramente delle scene da Beirut, Terzo Mondo. E quindi lì secondo me si deve incidere anche fortemente, oltre che sul Parco Saraceno, che sicuramente dovrà essere abbattuto perché nelle condizioni in cui sta non può rappresentare al centro del villaggio Coppolo un obbrobrio come quello del Parco Saraceno. È chiaro, questo rientra in un piano di risanamento del territorio, rientra in un piano di riqualificazione del territorio, però ripeto, il territorio a mio avviso deve essere guardato nella sua interezza. Castelvolturno purtroppo, o non lo so se è purtroppo o è un vantaggio diciamo da alcuni punti di vista, è lunga 27 km e se non si ha la contezza di quello che succede su tutto il territorio, a mio avviso non si può amministrare Castelvolturno. E io proprio per questo ho previsto per esempio i comitati di quartiere che a mio avviso dovranno essere strutturati come se fosse una città metropolitana con le varie circoscrizioni, dove in ogni quartiere, suddividendo la città in 6 zone, 5 zone, poi si vedrà quale saranno le zone da suddividere, si dovranno creare dei comitati di quartiere che dovranno raccogliere, dovranno far emergere, più che raccogliere, far emergere tutte le difficoltà che esistono in quella parte del territorio,
e nominare un rappresentante, e questo rappresentante mensilmente, bimestralmente si dovrà confrontare con l'amministrazione eletta e quindi con una struttura creata apposta per recepire tutte queste difficoltà che oggi esistono sul territorio. E l'amministrazione quindi, come prima cosa che fa, riesce a capire effettivamente quali sono i problemi di queste aree, perché essendo, come dicevamo, un territorio molto lungo, le problematiche sono completamente diverse. Noi non possiamo parlare delle stesse problematiche a Castelvolturno, di Destra Volturno, come di Schitella o del Villaggio Coppolo, della Domiziano o del Centro Storico. Sono realtà completamente diverse. Quindi, se non si ha la contezza di quali siano i problemi sul territorio, e a mio avviso un sindaco non può avere la contezza di tutto, deve creare per forza delle strutture che recepiscono loro prima quali sono i problemi del quartiere, del, come lo vogliamo chiamare, della zona, e poi queste esigenze, ripeto, debbono essere portate al centro dell'attenzione dell'amministrazione. L'amministrazione, una volta individuato questi problemi, poi deve essere brava a eseguire tutte quelle attività, deve porre in essere tutti i rimedi affinché tutte le zone riescano ad emergere da questo stato di abbandono completo in cui ci troviamo oggi a Castelvolturno. Castelvolturno è anche un altro tipo di problema, anche la presenza massiccia di extracomunitari, un numero esagerato di etnie, di cui comunque si deve tenere conto perché sono stanziali ormai. La sua posizione qual è? Allora, la mia posizione è che come prima cosa si deve capire chi sono, dove stanno e quanti ne sono. Perché se non si parte da questo, il problema sicuramente non c'è un censimento. No, ad oggi che io sappia non c'è un censimento. Io mi chiedo e le chiedo come è possibile che non ci sia un censimento. Questo non lo deve chiedere a me. No, io le chiedo. Io ripeto, se si è interrogato. La mia idea è questa, quella di avere un censimento, ripeto, completo di questa gente, chi è, da dove viene, quanti ne sono. Dopodiché, cosa fanno, se hanno un lavoro, se hanno un contratto di fitto regolare, dove vivono, e poi con le istituzioni sovracomunali creare un tavolo di concertazione per risolvere la questione, perché la questione sicuramente non la può risolvere il sindaco di Castelvolturno. Però se non si parte dal dire quanti ne sono e dove stanno, a mio avviso non si può risolvere il problema, perché oggi noi, se consideriamo solo i servizi che noi come cittadini di Castelvolturno, io non dico come amministrazione, ma come cittadini di Castelvolturno, offriamo a questa gente, perché la maggior parte di questi, tanto per fare un esempio, non paga la raccolta dei rifiuti, e siccome la TARE deve essere coperta al 100% per legge, no? Io stabilisco i costi quali sono e poi devo coprire quei costi al 100%. Come li copro? Spalmando sui ruoli che emetto per i cittadini che pagano quella tassa di tutti i costi che io sopporto. Oggi, se è vero quello che si dice in giro, che sono 15-20 mila, io non lo so di preciso quanti sono. Queste sono le cifre che circolano. Ma se è vero questo, vuol dire che ogni cittadino è appunto, ed è secondo me insostenibile per una comunità locale. Perché se io poi vado a dividere, come dicevo prima, la tariffa per tutti i cittadini che pagano regolarmente la tassa, a me succede che quella tassa viene pagata al doppio se considero i residenti regolari e gli irregolari. Quindi non è possibile avere un comune dove lo stesso servizio, nel comune magari a 10 km di distanza, Mondragone,
mi viene una percentuale di copertura della spesa della Dare che è il doppio rispetto a Castelvolturno, il doppio rispetto a Mondragone. Ma questo è per fare solo un esempio. È chiaro che poi ci sono altre mille problematiche che ti creano sul territorio. Oggi sappiamo tutti che qui abbiamo larghe sacche di malaffare che si nascondono in questi extracomunitari. Sicuramente ce ne saranno anche in italiani che praticano le stesse attività, ma la maggior parte oggi, perlomeno da quello che ci viene detto, sono sacche che si nascondono fra gli enti extracomunitari, sfruttamento di prostituzione, droga, addirittura si parlava di commercio di organi. Esatto, le problematiche più importanti, a mio avviso, una sola, se vuole sapere una sola, allora io le dico la riqualificazione del territorio. Questa è la prima. A mio avviso da qui deve partire tutto. Se non si ha la riqualificazione. Questo è lo snodo, insomma. Sì, lo snodo è la riqualificazione del territorio e sono convinto che riqualificando il territorio Castelvolturno. Riqualificazione del territorio. Allora, individuare tutte quelle aree che sono state per lungo tempo, abbandonate al proprio destino e si è permesso alla cittadinanza di fare tutti gli abusi possibili che ci possono essere su di un territorio, ma di tutte le specie, Allora, a mio avviso si deve. Una speculazione allargata. Allargata di tutto, perché qui, ripeto, dicevamo prima, qua abbiamo spaccio di droga. Vabbè, ognuno ha fatto quello che ha voluto. Ognuno ha fatto, esatto, questa è terra di nessuno, è diventata terra di nessuno. Se tu non hai la contezza di quello che esiste sul territorio e cerchi di migliorarla a livello di vivibilità, a livello di viabilità, a livello di servizi alla cittadinanza, a livello culturale, perché un altro aspetto importante è quello che la cultura sul territorio crea sviluppo e questo è stato sempre nei secoli, ne abbiamo contezza. Se invece questo territorio è stato abbandonato a tutta una parte di popolazione che non avendo altro da fare in altri comuni, c'è Castelvolturno, andiamo a Castelvolturno perché lì ci permettono di fare tutto. Questo è il messaggio che passa oggi. La dobbiamo smettere con questo messaggio e dobbiamo dire Castelvolturno deve ritornare quella che era negli anni 70, negli anni 80, cioè un posto dove si faceva turismo, dove la gente veniva perché l'aria era pulita e oggi nemmeno quella più abbiamo. Avevamo un mare che era con delle spiagge che ci invidiavano tutti. Qui abbiamo avuto problemi dell'erosione delle coste, abbiamo avuto problemi di inquinamento del mare, un fiume che non si sa che cosa sversa nel mare, i reggi lagni che non si sa che cosa sversano nel mare. E allora è da qui che deve partire il rilancio del territorio, cioè affrontando questi problemi che non sono sicuramente semplici, sono problemi enormi. Però se un amministratore vuol fare l'amministratore deve sapere che questi problemi esistono e deve trovare le soluzioni adatte, ripeto, con gli enti sovracomunali, perché non è possibile pensare che esista il sindaco sceriffo che risolve tutti i problemi della comunità. Uno deve avere l'intelligenza e l'umiltà di sedersi ai tavoli che contano, ai tavoli dove si discute di sviluppo di un territorio e fare un progetto a breve, a medio e a lungo termine in cui si programmano le attività da porre in essere per il rilancio del territorio. A mio avviso dovrebbe votare per me per le competenze che sicuramente io posso mettere in campo, per l'esperienza che ho maturato in questi anni di attività e esperienza anche specifica nel campo degli enti pubblici.
Io ancora oggi, per esempio, sono titolare di una sedia intorno al tavolo dell'Osservatorio Nazionale degli Enti Locali presso il Ministero degli Interni, e in tutta Italia siamo due commercialisti, uno sono io. Quindi ho avuto esperienze di controllo di enti locali, quale la Regione Campania, il Comune di Cavo, il Comune di Avellino, la Camera di Commercio di Caserta. Quindi la mia esperienza io voglio metterla al servizio della cittadinanza di Castelvolturno. E si considera una garanzia. E spero che i cittadini mi diano fiducia, e sicuramente non li deluderò, perché credo di avere le carte in regola per poter fare il sindaco di Castelvolturno.